Eccoci qua, siamo pronti anche per la diretta. Benissimo, la nostra diretta. Ok, sia su Instagram che su Facebook. Ok, benissimo, così, così. Ciao Monica, ciao Monica. Allora, vediamo di mettere qui il timer, perfetto, Riccardo, grande Riccardo. Michele, pronti Michele? Prepara il tè. Prepara il tè che non vedo l'ora di venire al Lido a averlo là, da te. Ok, Alessandro, bene, Maurizio, bravissimi. Bravissimo, saluto anche gli amici su Instagram. Perfetto, ok. Oggi comunque pioggia un po' tutto, però comunque teniamo sempre a portata di mano la nostra borraccia perché in casa, adesso sta uscendo anche il sole, farà caldo. Ciao, grande Massimo, Davide, grandi, prontissimi. Bene, allora, ok, vai in giardino. Eh sì, ma se tutto muoio in giardino. Perfetto. Allora, Mauro, anche tu pronto, grande, eccoci pronti. Bene, bene, bella rifinitura, grande. Allora, Morris, Damiano, benissimo. Ciao Damiano. Ok, vedo che siamo già tanti. Io uso Enervit, come vi dico ogni giorno, praticamente perché lo conosco. Ogni tipo di sale va bene, reintegrate anche con l'acqua. Ok, bravissimi. Allora, anche oggi andremo a fare i nostri esercizi ad alta intensità. 13 minuti, 30 secondi di lavoro e 30 secondi di riposo. Andremo così a fare il nostro gran bel lavoro anche oggi. Grande Katia, benvenuta. Ok, mancava perché è andata via la luce. Perfetto, così ci vediamo tutti meglio. Benissimo. Allora, andiamo anche oggi a cominciare la nostra routine. Cominciamo la nostra routine con i flutter. Cioè andremo a fare l'esercizio con i piedi. Vedo che siamo già abbastanza. Ciao Barbara, benvenuta e possiamo andare a cominciare. Perfetto, penso che vedete bene sia il timer sia me e andiamo a cominciare la nostra sessione di allenamento. Perfetto, pronti? Ci siamo e andiamo con i flutter. Ok, benissimo, è arrivata Gana. Perfetto, allora distendiamoci bene, portiamo in avanti. Ho cambiato, ho messo questo. Si chiama ciao. Questo è il fischio dei campi di hockey quando sono i falli, quando finiscono i tempi. Ok, io sono qui in compagnia. Benissimo, brava. Ecco, lo so. Comunque mi vedete adesso. Tengo un po' la coda perché sennò va a finire. Bene. Permesso, permesso, signorina. Ok, bene. Allora, adesso riesco ad uscire da Ghana. Aspetta, mi tiro i capelli. Perfetto, benissimo. Allora, il primo round l'abbiamo fatto. Faremo due round di flutter che così andremo bene. Per Luigi, Pier, benvenuto. Grande Francesca. Ciao Francesca. Spero sia bello il tempo anche a Roma, dai. Monica, benvenuta. Ok, secondo round. Andiamo con il secondo round di flutter. Ok, così, così, bravissimi. Cerchiamo di far lavorare basse le gambe, io le tengo un po' più su, perché più su le tenete, meno lavora la schiena. Ok, cercate di tenere la schiena bella dritta. Se mettete le mani qui sopra, sentite come lavorano i quadricipiti femorali, ok? Che dopo andremo a fare stretching, esercizi per i glutei e via. Perfetto, ecco, ho cominciato a sentirlo. Benissimo, benissimo. Allora, prossimo esercizio andiamo a fare la barchetta. Monica, se bravi. Grande Renato, Renato, grandissimo, grande, un uomo. Potrei dire un uomo nella sicurezza, giusto? Passami la battuta, dai, siamo in casa. 49° giorno, bravissimi. Allora, giù ben distesi, su le gambe e su bene le braccia così. Allora, le braccia le tenete verso l'alto, ok?
portate sulle spalle verso le ginocchia e sentite come va a lavorare, ok? Così va a lavorare core stability. Perfetto, bravissimi, bravissimi. Così rimanete in questa posizione. Si sente che lavora, eh? Perfetto. Ecco, cambiato il rumore, non so se si sente tanto, spero di sì. Insomma, che si senta come... Io, resta la mia preferita tromba da stadio, comunque, tromba da stadio. Bene, allora, 49esimo giorno, avanti tutta. Io spero che chi sta cominciando anche adesso, misuratevi prima, sempre. E poi ci misureremo a tempi costanti. Bravissimi, bravissimi. Ecco, su con le spalle, bravi. Ecco, questo qui dovete sentire proprio che va a lavorare, dunque tenete su, casomai se sentite che è troppo, magari mollate un attimino, state proprio indietro, però cercate prima la massima di andare. Ho fatto il secondo round, faremo 3 round di questo esercizio a barchetta, molto importante per tutto il core stability, perché anche solo tenendo le mani, i palmi delle mani verso l'alto, andiamo a far lavorare altri tipi di muscoli, ok? Se voi vedete già facendo solo la torsione di un braccio, vedete che andate a forzare dei muscoli che sono lati. Pronti? Terzo round, ok? Terzo round della barchetta, bravissimi. Stiamo tonificando tutto il corpo, eh? Questi sono esercizi ad alta intensità. Non servono attrezzi, serve solo la voglia di mettersi in gioco. Ok? Se vogliamo aumentare la difficoltà, portiamo le braccia così. Se vogliamo aumentare ancora di più, cioè andare a 3, facciamo così. E vedete che l'esercizio così, man mano, va a diventare più tosto. Già qui potete vedere che insomma non è male, benissimo, benissimo. Ciao Chiara, benvenuta, la nostra istruttrice di Nordic Walking. Bene, adesso andremo a fare praticamente il plank, l'imperatore degli esercizi, ok? Andiamo a metterci in posizione, ok? Perfetto, ne faremo 3 round, ok? Allora, come dico sempre, questo è veramente l'imperatore degli esercizi. Dobbiamo contrarre i glutei, è importante per mantenere la postura. Andiamo a inarcare verso l'alto le spalle, così, un po' Bobby. Glutei contratti e manteniamo la posizione. Bravissimi, bravissimi. Perfetto. Volevo ringraziare tutti, specialmente tutti quelli che vanno sul canale YouTube Alessio Breda Iron Alessio. Vedo che andate a rivedervi i video, magari metto dentro qualche esercizio. Sto continuando a lavorare sul terzo video della nutrizione che andrà a riguardare le proteine. Ho ricominciato a studiarle e bene, spero di rilasciarlo per questo fine settimana. Ok. Benissimo, glutei contratti, incurvate le spalle, così, un po' Gobbi, perfetto, cercate di mantenere questa postura, potete andare un po' più avanti, un po' più indietro, cioè oscillare con le punte dei piedi, praticamente in questo modo, in modo che sentite quando va a lavorare più forte, benissimo, perfetto. E anche il secondo round ce l'abbiamo fatta, bravissimi. Adesso recuperiamo, anche se 30 secondi sono sempre al limite, però recuperiamo adesso 30 secondi e andiamo a fare il terzo round del plank. Grandissimo esercizio, anche se oggi, e questo mi ha aiutato molto, specialmente nella bici. E quello che... Ok, così, bravissimi. Oggi ho dovuto annullare la prenotazione alberghiere
sia per l'Ironman 70.3, che lo sposteranno più avanti, non ho detto ancora la data, e ho annullato la prenotazione a Graz, e ho annullato la prenotazione a Klagenfurt, dell'albergo, anche lì a luglio. Perfetto, bravissimi, così, brutti i contratti. Perfetto. Ok, e abbiamo fatto anche il terzo round. Qui riesco. Grazie, grande Massimiliano. Michael, benvenuto, welcome. Ok, allora, adesso il prossimo esercizio andiamo a fare. Allora, ci mettiamo come nella posizione di climb, ok? E portiamo le mani alle spalle, così. Ok, perfetto. Dietro i piedi sono uniti, ok? E portiamo la mano sulla spalla opposta. Allora, i piedi sono uniti, noi spostiamo il peso da una parte all'altra, così, ok? Ecco, prendete il vostro ritmo, cioè, non è mai una gara. Cioè, voi dovete cominciare a sentire comunque che lavora il fisico. Sentite gli addominali, sentite le spalle, gli avambracci, ok? Sentite. Perfetto. Anche questo è un esercizio di core stability. Cioè, noi comunque siamo centrati quando camminiamo, quando andiamo a fare qualsiasi tipo di esercizio. Ok? Ecco. Benissimo. Davide, bentornato Davide, grande. Anzi, iscrivetevi anche al canale YouTube Alessio Breda Iron Alessio, cliccate anche sulla campanella, così sarete sempre aggiornati. Perfetto, andiamo a fare il secondo round del taps, ok? Così, così, perfetto. Andiamo a portare la mano alla spalla, questo così ci darà la stabilità. Core stability sta proprio in questo, riusciamo a spostare il corpo da una parte all'altra, in questo caso destra e sinistra. Nel prossimo esercizio faremo in diagonale, mano, piede. Perfetto. Stiriamo un po', abbiamo stretchato. No, ve lo faccio vedere un secondo. Lo so, non sarà molto professionale, ma lui è il mio nano. Spero che l'abbiate visto. Lui è un grandissimo. Sta facendo stretching, avete visto la zampa in avanti? Quello è il nano, è il primo nostro gatto. Ok, allora, prima faccio fronte camera, così. Questa volta, nano, aperte le gambe e andiamo a cercare, te mi sposto un po' più su, andiamo a cercare la suola, ok? Con la mano inversa. Qui non cercate di stare dritti, non ha nessuna importanza. Qui è core stability. Ne faremo due round, dunque il primo cercate la stabilità, cercate di riuscire, se toccate il tallone o andate a toccare la punta è uguale, non cambia nulla, non cambia. L'importante è che prima abbiamo spostato il peso del corpo, toccato la spalla, spostando il peso abbiamo cercato la stabilità nel movimento laterale. Qui cerchiamo, scusate il fiatone, la stabilità in diagonale, non più laterale ma in diagonale. Dunque stiamo praticamente mano e gamba opposta in equilibrio, ok? Pronti? Andiamo. Ah, lo faccio così questa volta qua. Scusatemi. Oh, recuperiamo. Così, questo è l'esercizio. Perfetto. Mano destra, piede sinistro, mano sinistra, piede destro. Ok? Toccate il tallone, toccate la suola, toccate la punta, è uguale. L'importante, prendete il vostro ritmo, ok? Così, così. Prendete il vostro ritmo e continuate in diagonale. Perfetto. Anche questo, gran bel esercizio. Bravissimi, bravissimi. Ciao Luca, ben arrivato. Work the plank. Ok, esatto, eh sì. Gran lavoro di plank. Allora, adesso andiamo a fare il crunch alternato, ok? Ok, così andiamo a fare questo esercizio. Bravissimi. Ok, così.
così, bravissimi, cerchiamo di alzare le spalle, cioè di portare più che altro, di cercare di portare il gomito verso il ginocchio, più che il ginocchio verso il gomito, però va bene uguale, iniziamo sempre da qualche parte, bisogna iniziare, abbiamo detto, no? Ok, perfetto, 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 ok. Adesso faremo un altro round di plank, di crunch alternato o bike o bicicletta, così chiamata, poi andremo a fare il plank laterale, ok, ok. Siamo pronti, distendetevi bene, per fare un altro round di crunch alternato. Perfetto, così, così, bravi. Allora, cioè, sono partito un po' troppo veloce. Va benissimo fatto anche lento se cercate di fare questo, cioè di andare a toccare il gomito con le ginocchia. Allora, anche lento non è una gara. Cercate sempre il vostro ritmo, quello che vi è più congeniale, ok? Perfetto, così, così. Avevo cercato di saltare questo. Grande Seba, grande Seba, grandissimo, ben arrivato, ben arrivato, ben arrivato. Ok, ho cercato come a scuola di saltare il laterale, ma questo, il plank laterale, è un esercizio che va sempre inserito nei nostri routine, sempre. Gran esercizio, su, perfetto, trovate la posizione con il braccio, alzate, spingete verso l'alto il bacino e facciamo lavorare laterali e obliqui. Bravissimi, bravissimi, così, manteniamo la posizione, bravissimi, ok. Va benissimo così, quello che riuscite a mantenere alzati è perfetto, perché vuol dire che sta lavorando laterale e obliquo. Vedete che 30 secondi di lavoro sembrano lunghissimi, 30 secondi che adesso passiamo di recupero passano in un attimo. Allora, approfittiamo di questi per trovare la posizione più, tra virgolette, comoda per il braccio, gambe una sopra l'altra e pronti a spingere verso l'alto. Perfetto, così. Ok, spingiamo sul bacino, teniamo la mano qui tranquillamente, è importante mantenere questa distanza. Stiamo facendo lavorare i laterali, stiamo facendo lavorare comunque gli addominali, stiamo facendo lavorare i muscoli obliqui. Chi vuole aumentare può fare questo, ok? Tenere anche il braccio alzato, bravissimi, bravissimi. Ok, ok, bravissimi. Allora, adesso andiamo a fare il crunch con le gambe abbassate. Cioè, l'esercizio è questo. Teniamo le gambe così, vedete, piegate, braccia ben distese in avanti e cerchiamo di fare questo, ok? Allora, cerchiamo di arrivare alle ginocchia alzando le spalle e già lì l'esercizio è un gran bel esercizio, ok? Ricordate, ormai quasi 50 giorni fa io quando ho cominciato arrivavo qui, perfetto. Adesso cominciamo a lavorare in questo senso, che è già un ottimo risultato. Però l'importante non c'è la velocità, cioè cercate di fare un esercizio regolare. Ne andremo a fare due round, ok? Perfetto. Dunque, su. Ma anche se fate questo, va benissimo. Cioè, il crunch di per sé stesso, l'importante va a contrarre gli addominali. Logico che se ci aiutiamo anche di più con i dorsali, avendo le braccia dritte e portandole molto in avanti, lì andiamo praticamente... Grande Chiara, grande Chiara, grande atleta, sempre in podio, Campestri, grandissima, grandissima atleta, grande Chiara, benvenuta. Oh, andiamo a fare il secondo round di crunch, ok, ok, benissimo, benissimo.
Chiara, tua figlia, vero, continua a fare la modella e ha ragione anche lei, questo, anche se sarebbe una grandissima atleta anche lei, eh? Del mezzo fondo, secondo me, ne avrebbe tanto da dire, però capisco che sia l'età, sia il lavoro gli piace. Perfetto. Adesso, ed è giusto seguire i propri sogni, lo dico sempre. Allora, anche perché farò dopo i video sull'alimentazione, vorrei inserire anche dei video motivazionali, così per dare un senso anche a tutto quello che stiamo facendo. Bene, adesso andremo a fare l'ultimo esercizio di questo ciclo, per poi avere il minuto di pausa, andremo a fare air touch, state distesi bene così, ok? E andiamo a toccare, ok, così. Dovete tenere, logicamente, non tenete troppo vicini ai glutei i talloni, ok? Perché dovete alzare le spalle e andare a toccare con le mani i talloni. Questo esercizio l'ho inserito come ultimo qui e anche dopo, come terzo ultimo, perché facciamo lavorare i laterali e soprattutto aiuta molto a rendere sode le maniglie dell'amore. Ok, come vedete adesso ci siamo guadagnati un minuto di riposo tra i due cicli da 19 esercizi ad alta intensità. Andiamo a reidratarci, anche se è andato via il sole un'altra volta, però insomma, diciamo che la temperatura in casa adesso è più che primaverile. Perfetto. Ok, se volete andare a vedere anche del nostro amico caigo.com, grazie anche alle persone che vendiamo anche online, hanno ordinato le magliette. E se qualcuno vuole, non so, delle scarpe eccetera eccetera, insomma, facciamo le spedizioni, vendiamo anche online. Il prossimo esercizio andiamo a fare il crunch come prima, solo con le gambe alzate, cioè l'esercizio è questo, ok? Vedete? Allora, così, quando ho cominciato questo era quello che riuscivo a fare e va benissimo perché il crunch, l'importante, sta facendo lavorare, vedete? Già facendo questo, stiamo facendo lavorare gli addominali. Con le braccia distese e riuscendo ad alzarci e a portarci su, stiamo facendo lavorare anche tutta la parte lombare, dorsale e lombare. Perfetto! La completezza di questi esercizi a corpo libero, che fanno lavorare tantissimi muscoli, è proprio propedeutica a questo, cioè a ogni esercizio successivo. Andiamo a stimolare tanti muscoli che normalmente non riusciamo ad andare a pescare. Pierluigi, grande! Health touch. Sì, hai ragione. Health touch, grandissimo. Grandissimo. Ok, andiamo a fare il secondo round. Così, così, perfetto. Bravissimi. Braccia ben distese, ci diamo sia la spinta con le braccia in modo che vanno a equilibrare il peso e non alziamo le gambe, perché così, ok, abbiamo fatto. E questo era l'esercizio, ok? Bravissimi, bravissimi. Ok, questa è la differenza tra i due esercizi. Adesso andremo a fare la butterfly. Resto in questo posizione, la vedete di lato. Ciao Katia, benvenuta. Resto in questa posizione e vediamo la butterfly di lato e poi mi metterò fronte camera, così la vedete anche da davanti. Gran bell'esercizio. Partiamo con le braccia aperte, andiamo a toccare i talloni, stendiamo le gambe e contraiamo, ok, i muscoli e andiamo a fare questo. Allora, anche qui non cerchiamo la velocità, cerchiamo il ritmo, ok? Allora, la sinuosità di un battito d'ali di farfalla. Vabbè, una farfalla da 90 kg, però, insomma, sempre una farfalla è... Ecco, cerchiamo di armonizzare il movimento. Sentite, sentite come lavora il core, cioè tutta la parte anteriore della catena dei muscoli.
e qui andiamo a fare un gran bel lavoro, gran bel lavoro. Bene, ne andiamo a fare due round, ok? Così, così. Eccoci, adesso la farò frontalmente, così vedete anche da davanti l'estensione. L'importante è non toccare i talloni a terra. L'esercizio successivo sarà Russian Touch, Russian Twist, ok? Questa è la butterfly, vedete che io ho le spalle alzate per andare incontro ai talloni, vedete, vedete il mio viso, perché devo stare in questa posizione per andare a toccare i talloni, se no non riuscirei, se stassi giù disteso non avrebbe questo senso. Perfetto, bene, il prossimo esercizio Russian Twist è questo, attenti al lupo, grande Dalla, ok, le gambe devono essere sollevate e andiamo a fare questo twist. Allora, la ricerca iniziale su questo esercizio è dell'equilibrio, dobbiamo rimanere in equilibrio, cioè cercare la stabilità mentre abbiamo gambe alzate e muoviamo le braccia, ok? Ok, questo è il Russian Twist, cioè twist da una parte all'altra, così, così, bravissimi. Ecco, allora, è più dura andare indietro, perché sentite lavorare molto gli addominali, però riuscite a portare le braccia da un lato all'altro. Però, per cominciare, va benissimo questo, cioè fate questo propedeutico, praticamente, così, così. Cioè, intanto imparate a rimanere perfettamente in equilibrio. Adesso ve lo faccio vedere di lato. Allora, l'importante in questo esercizio, prima di trovare la stabilità di esecuzione. Dunque, alziamo le gambe, alziamo le braccia, restiamo in equilibrio. E poi cominciamo a andare in rotazione, cioè twist, come dà il suo nome. E ora andiamo a fare il secondo round. Perfetto, bravissimo, su, andiamo a fare questo, ok? Questo è il Russian Twist, bene, anche qui andiamo a far lavorare i muscoli bassi, dunque anche le gambe sono impegnate, i glutei sono impegnati, addominali bassi, addominali alti, le spalle, il tronco, cioè vedete con solo esercizio quanto andiamo a lavorare, ok? Bravissimi. Bravissimi, ok, così, perfetto, bene, sfruttiamo questi 30 secondi, benissimo, di pausa, per andarci a preparare a fare il climb. Climb è questo, e portiamo il ginocchio all'interno delle braccia, ci mettiamo nella posizione di plank solo esteso, con le braccia distese, e portiamo il ginocchio all'interno delle braccia, così, dobbiamo portare il ginocchio all'interno delle braccia. Allora, all'inizio l'importante non è tanto la frequenza, chi è già più avanti può andare più veloce, ma chi sta cominciando dobbiamo cercare la elasticità dei muscoli, così, cercare di portare più avanti possibile il ginocchio, ok? Tanto che porta il peso, che porta il peso sono le braccia, ok? Man mano troveremo anche la giusta postura dritta del corpo, del core. In questo momento cerchiamo un po' di mediare tra l'armonia del movimento, strecciare portando in avanti e mantenere la posizione per 30 secondi. Prossimo esercizio andremo a portare il ginocchio all'esterno, ok? Sempre le mani a larghezza delle spalle. E così andiamo in rotazione, ok? Perfetto, così, così. Andiamo in rotazione con il bacino. Perfetto, ok. Andiamo a scaricare la schiena e andiamo a rafforzare i muscoli. Ma soprattutto diamo stabilità sulle braccia, così, così, ok, perfetto, bravissimi, strecciamo un po' e andiamo a prepararci
per il terzo round. Il terzo round prevede che andiamo a incrociare le ginocchia, ok? Dunque, ginocchio destro cercherà di andare sul gomito sinistro, il ginocchio sinistro verso il gomito destro. Andiamo sempre a posizionarci con le mani alla larghezza delle spalle e andiamo a fare questo, ok? Questo. Andiamo a incrociare. Adesso andiamo sempre in rotazione col bacino per aiutare i muscoli a spingere così, così. E rendiamo la schiena neutra. Ok, bravissimi, bravissimi. Gran bel esercizio, gran bel esercizio. Questo si sente. Perfetto. Un po' di relax e via. Sfruttiamo questi 30 secondi. Adesso, il prossimo esercizio, questo mi piace metterlo a questo punto perché andiamo a metterci alla prova come i granchi. Grande Daniele, ben collegato, ben arrivato Daniele. Adesso andiamo nella posizione del plank, ok, esteso, gambe aperte dietro e spostiamo gamba e braccio, poi torniamo al centro, stessa gamba e stesso braccio, come un granchio. Spostiamo a centro, gamba destra a destra, gamba destra e piede sinistro. E facciamo seguire al contrario, però come i granchi muoviamo tutte e due le gambe e tutte e due le braccia contemporaneamente, cioè così, oh, sinistra, poi torniamo al centro, destra e centro, ok? Ecco, usiamo sempre il primo dei due round per prendere il ritmo, cioè per conoscerci, per cercare di far capire al nostro corpo cosa vogliamo andare a fare. Questo fa lavorare stesso braccio e stessa gamba, stesso braccio e stessa gamba. Questo è sempre propedeutico a quello che andremo a fare adesso, il secondo round, così. Perfetto, ok. Allora, andiamo a sinistra, torniamo al centro, destra, torniamo al centro, sinistra, torniamo al centro, destra, così, centro, sinistra, poi torniamo al centro e andiamo a destra, perfetto, così, così, ok, bravissimi. Cerchiamo il ritmo, ognuno con il suo, ok, però cerchiamo di tenerlo costante. Perfetto, benissimo, benissimo, ok. Adesso che abbiamo fatto anche un bel allenamento sulle braccia, andiamo a fare i piegamenti sulle braccia. Allora, io continuo a farli così, ci mettiamo sulle ginocchia. Allora, le mani belle aperte all'altezza dei pettorali, larghezza delle spalle e andiamo giù, così, ok? E andiamo giù, ok, e su. Questi sono piegamenti sulle braccia. Chi ce la fa a farle con i piedi distesi, bravissimo, è già più avanti, è già più avanti. Noi andiamo a fare questo, ok, così, bravissimi, bravissimi, ok, ok, perfetto, benissimo. Già farlo sulle ginocchia comunque è un bel impegno. Andiamo a lavorare proprio su questo, nel senso, cerchiamo la postura giusta, di fare il piegamento giusto, di non portare all'esterno i gomiti, ma cercare di tenerli massimo a 30 gradi, di portarli lungo il corpo. Questo è piegamento sulle braccia, ok? Go, così. La testa deve essere sempre più avanti delle mani. Allora state facendo in modo corretto, ok? Bravissimi. Ne faremo 3 round, ok? Sì, sì, ogni giorno vedrete che andremo sempre meglio. Chi magari, cioè, vuoi fare bene il movimento fino in fondo, ne fa 3, benissimo. Poi aspetta, usa tutto il recupero, ok? Poi si comincerà e ne farà 3 ancora, farà serie di 3.
con l'obiettivo di andare a fare 4. Cioè, ognuno deve cercare il proprio obiettivo e lo raggiungeremo giorno dopo giorno. Cioè, basta aggiungerne una, perché già da fare da 0 a 1 bisogna comunque farla bene, ok? Adesso andiamo a fare il terzo, ok? Benissimo, così, su e andiamo, bravissimi, ok, ok, così, perfetto, e andiamo così, e andiamo, bravi, andiamo giù e spingiamo, andiamo giù e spingiamo, perfetto, è abbastanza dura, perfetto, benissimo, benissimo e bravissimi. Prossimo esercizio, Mark, welcome Mark. Allora, adesso andiamo a fare la spinta isometrica. Allora, ci mettiamo a 90 gradi, così, questi sono 90 gradi, tra le gambe e il busto, spingiamo con le mani verso giù e tiriamo indietro, spinta isometrica, perfetto. Allora, questo esercizio è fatto proprio per la forza sulle braccia, cioè quando noi andiamo a fare qualsiasi spinta isometrica, cioè una spinta mantenendo nel tempo questa spinta, andiamo a rafforzare quel lato che abbiamo in tensione. Ok, perfetto, perfetto. Bene, ne facciamo 2 round anche di questo esercizio. Bravissimi, stiamo andando molto bene. Sono sudatissimo anche oggi. Fuori c'è vento e via. Bene, posizionatevi bene, così. Cercate dei 90 gradi, la testa dritta, pronti, perfetto, andiamo così, così, bravissimi, andiamo a spingere verso di noi, a tirare verso di noi le gambe, ok, 90% tirate verso di voi le gambe, un 10% spingete contro il pavimento, perfetto, così. Testa magari, se potete, tenetela dritta, respirate tranquillamente, ok, così, perfetto. Ok, adesso, prima di fare gli ultimi 2 esercizi, sono il plank inverso, facciamo un altro round di head touch, ok? Ricordate, questo, messi così, e andiamo a toccare lateralmente, ok, i talloni. Questo esercizio lo sempre fa perché allena molto i laterali, gli obliqui, e andiamo a rendere più toniche le maniglie dell'amore, ok? Allora, un po' più strette le gambe di tutti gli esercizi, ok? E andiamo a fare questo, ok? Andiamo a toccare i talloni. Non è semplice perché non dovete tenere troppo indietro, cercate una misura, sì, che non sia impossibile toccare i talloni, ma che non sia neanche troppo facile, cioè che vi permetta di alzare le spalle, perfetto. Ok, adesso vado a stendere le gambe così, ok, adesso vi ricordate, l'esercizio è andare su con il bacino, le braccia sono, vedete, già in posizione, sto strecciando così, spingiamo in alto col bacino. Dobbiamo tenere i glutei contratti, ok? E andiamo ad aprire bene la cassa toracica, ok? Perfetto. Su. Andiamo a fare perno sui talloni, ok? È fondamentale fare perno sui talloni, glutei contratti, ok? Le mani, le vedete, sono indietro ben distese, tengono su il corpo. Se vedete che andate un po' giù, glutei contratti e tornate su. Così. Così, bravissimi, bravissimi, la testa per tenere in avanti, indietro, cioè è indifferente in questa posizione. Ok, perfetto, perfetto, bravissimi,
Bravissimi, stiamo andando alla grandissima, bravi. Adesso vedete, anche qui cercate prima di tirare le gambe a voi, poi le ridistendiamo. Prepariamo le braccia già dietro come troviamo più comodo, perno sui talloni e siamo pronti a contrarre i glutei per andare su. Su, perfetto, così, così, così. Vedete, l'importante è fare perno sui talloni. Quando noi facciamo perno sui talloni, riusciamo a mantenere la testa così, vediamo che siamo dritti. La portiamo un po' più indietro per rilassare un po', respirare, ecco. Poi guardiamo, se vediamo che andiamo un po' giù, contraiamo. Dobbiamo tenere contratti i glutei, li facciamo lavorare. Ok, abbiamo completato un'altra grandissima routine. Vi meritate veramente un applauso tutti, tutti, veramente. Cioè, qui abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Abbiamo fatto un gran lavoro con esercizi ad alta intensità. 30 secondi di lavoro, 30 secondi di riposo, non è così semplice. Ora, i complimenti ci siamo fatti, andiamo a lavorare su una serie di altri muscoli, cioè andiamo a lavorare sui glutei, adduttori e abduttori. Dunque andiamo a lavorare sulle nostre gambe per renderle belle toniche, praticamente snelle, ok? Bene, allora, il primo muscolo che andremo ad allenare è il gluteo. I glutei sono questi, qui sotto. Poi sotto i glutei ci sono gli ischiochiurali che i ciclisti conoscono. Per far lavorare il gluteo, il primo esercizio che andiamo a fare sono gli affondi. Gli affondi li facciamo indietro, così. Questa è la posizione. Andiamo indietro, per esempio, questa è la gamba destra, la facciamo lavorare il gluteo sinistro. Andiamo indietro, non appoggiamo il ginocchio, io l'ho appoggiato per farvi vedere bene. Quando torniamo su, andiamo giù senza toccare, poi spingiamo verso su. Allora, dobbiamo spingere sul tallone per tornare su e facciamo lavorare il gluteo. Per sapere quando il nostro busto è giusto per tornare su, dobbiamo vedere la punta del piede sopra il ginocchio. In questo momento vuol dire che l'esercizio è corretto. Quando torniamo su, portiamo il piede, la gamba che abbiamo fatto l'affondo sul ginocchio e abbiamo completato l'esercizio. Allora, l'esercizio completo è questo. Andiamo indietro, guardiamo la punta del piede, vado su, ok? Ne facciamo 5 e 5 e poi andremo a fare l'altro esercizio. Conto io. Perfetto. Allora, 1, andiamo giù e su. 2, facciamo lavorare così, così, 3, così, 4, giù e 5. Abbiamo fatto lavorare il gluteo destro. Per far lavorare il sinistro, vabbè, potete stare nella stessa posizione e cambiate gamba. Io mi giro per darmi un po' di ritmo, ok? Facciamo lavorare il gluteo sinistro. Dunque andremo giù con il destro, quello punta e su. Ok, troverò la stabilità. E 2, e 3, ok? E 4, poi andiamo su. E 5, perfetto. Abbiamo fatto 5 e 5. Se vogliamo lavorare, far lavorare di più il muscolo del gluteo con questo esercizio che ci siamo trovati bene, non dobbiamo fare altro che fare l'affondo bulgaro, cioè si chiama proprio così. Mettiamo il metatarso, come vedete, sopra un piano, sopra la seduta del divano o di una sedia e andiamo giù, perché così abbiamo più escursione, ok? Questo si chiama affondo bulgaro. Lo facciamo lavorare di più, però mi raccomando, la stabilità. Il secondo esercizio per i glutei è questo. Teniamo i piedi all'altezza delle spalle, vedete? Nella stessa larghezza. I piedi hanno circa 30 gradi. Dobbiamo portare i palmi delle mani giù, toccare terra, così. E in questa posizione inspiriamo, ok? Dentro l'aria. Poi spingiamo sempre sui talloni e torniamo su. E espiriamo. Ne facciamo 10. Conto io, ok? Inspiriamo, 1, inspiriamo, espiriamo, 2, 3, 4, teniamo il ritmo, 5, 6, 7, dritti con la schiena, 8, 9 e 10, perfetto. E anche qui siamo andati a far lavorare. Mentre prima facciamo multipli da 5,
Se vi va, quando volete andate a rivedervi sul canale YouTube gli esercizi, potete fare multipli di 10, lo ripeterò sempre, così lo vedete. Il terzo esercizio, perché il primo erano due varianti, no? Questo invece è un altro esercizio che io consiglio come risveglio muscolare, per esempio fatto al mattino. Allora, questa è la posizione, relax con la schiena, braccia lungo il corpo, andiamo con il bacino a spingere verso l'alto contraendo i glutei, ok? Bene. Contraiamo i glutei e spingiamo verso l'alto. Inspiriamo in questa posizione, espiriamo quando arriviamo su. Contiamo uno e torniamo giù, cioè restiamo su un secondo. Le gambe sono a circa 30 gradi. Ne faremo 5, gli altri 5 faremo la variante. Allora, faccio io uno così, vedete? Inspiro. Uno e torno giù. Ok? Ne facciamo 5. Uno. 2, 3, 4, 5, perfetto, e torniamo giù. La variante è allargare le gambe di qualche centimetro, non estremizzate troppo, deve essere graduale, perché qui la testa del femore lavora dentro il bacino, deve avere il tempo di abituare nel tempo, nei giorni, i muscoli, ok? Siamo sempre, e sentirete come lavora diversamente. Sempre uguale movimento, inspiriamo giù, andiamo su, contiamo uno, espiriamo e torniamo giù. Ok? Perfetto, pronti? Inspiriamo, uno, inspiriamo, due, inspiriamo, tre, quattro, cinque, perfetto, ok. E abbiamo fatto la nostra routine per i glutei, ok? Adesso andiamo a lavorare su gli altri due muscoli che ci interessano, giusto? Che sono adduttori, i muscoli all'interno dei cosci, e gli abduttori, i muscoli esterni, ok? Perfetto. Allora, ci mettiamo giù, la posizione è questa. Mettetevi comodi, sono sempre esercizi da un paio di minuti, dunque non è come prima, stiamo 30 secondi e magari se non siamo perfettamente posizionati, anche se dovremmo esserlo, va bene lo stesso, è solo 30 secondi. Qui andremo a lavorare un po' di più. Bene, allora, abduttore, muscolo esterno della coscia tra quadricipite e tricipite femorale. Bene, questo non serve a nulla, bisogna andare su così a 30 gradi, vedete? E cominciare. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piede a martello, bravissimi, piede a martello, gamba dritta, ok, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, bel temporale fuori, 27, 28, 29 e 30, dobbiamo farne 50, su. Ok, 35, 36, 37, 38, 39, 40, su, altri 10, bravissime, bravissime, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Quando siete qui, lasciate cadere il tallone dietro al ginocchio, da qui giù, massima estensione giù, e siamo già pronti per far lavorare il muscolo adduttore. Questo è invece sempre tra il tricipite e il quadricipite femorale, ma all'interno. E l'esercizio l'abbiamo già cominciato, è questo. Non serve molta escursione, perché il muscolo viene stimolato dal movimento. Questo, ok? 7, 8, 9, 10, perfetto, andiamo avanti, grandissimi. Ok, ok. 15, 16, 17, 18, 19, 20, benissimo. Andiamo avanti così. Vedete, il piede è sempre a martello, dobbiamo tenerlo, non so, non si vede, aspetta, ecco qua. Il piede deve essere sempre a martello, ok? Perché la gamba è dritta, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 37, 38, 39, 40, benissimo, dobbiamo farne 80, su. Perfetto, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Bene, 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 adesso sta lavorando, vedete?
Io lo sento adesso, 66, 67, 68, 69, 70. Benissimo, andiamo avanti così, 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 così. 75, 76, 77, 78, 79, 80. Bene, ci giriamo, che così il tempo di recupero l'abbiamo già fatto dell'abduttore. E adesso troviamo sempre, io vi dico sempre, trovatevi in una posizione più comoda, vedete, è qualche minuto, ma è meglio trovare la postura che più ci aggrada. Ok, allora, anche qui, giusto, ormai abbiamo imparato, non serve a niente, 30 gradi, e andiamo su, ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, avanti così, bravissimi, bravissimi, bravissimi. 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Piede a martello, sempre così, gamba dritta, piede a martello. Perfetto, 26, 27, 29, 30, dobbiamo farne 50. Sì, 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 ma ormai ci conosciamo e so che non avete nessun problema. 37, 38, 39, 40, altri 10. Stiamo allenando bene l'abduttore qui, ok? 46, 47, 48, 49 e 50. Lasciamo andare dietro il tallone, vedete? Cade da solo nella posizione giusta, la mano possiamo tenerla qui, e andiamo a cominciare a far lavorare l'adduttore. Ok? Perfetto, perfetto. Qui siamo già a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravissimi! 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mi raccomando, questa escursione va benissimo così. Va benissimo così. Perfetto, 36, 37, 38, 39, 40. Dobbiamo farne 80, mi raccomando. Mi raccomando. 35, 46, 47, 48, 49, 50. Bene, piede a martello, gamba dritta, ok? 55, 56, 57, 58, 59, 60, avanti così, perfetto. 66, 67, 68, 69, 70, su, 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 dai, dai che ci siamo, 75, 76, 77, 78, 79 e 80, perfetto, questo l'ho sentito, bene, ok, bravissimi. Abbiamo fatto la prima routine di esercizi ad alta intensità, la seconda routine di esercizi per far lavorare i glutei adduttori e subadduttori. Dunque, in questo momento abbiamo fatto la nostra gran bella routine. Dobbiamo finire con la parte per me più importante di tutti gli esercizi, cioè lo stretching. Lo stretching evita gli infortuni. Possiamo allenarci tutti i giorni a un'intensità per tutti, ma possiamo farlo se abbiamo finito con lo stretching, cioè se dobbiamo andare a correre, prima di fare qualsiasi cosa, dobbiamo andare via in bicicletta, dobbiamo andare a fare una camminata, fate solo questo, cioè muovete le caviglie in modo da tutte le nostre articolazioni, muovete le ginocchia, cioè andate a interessare, muovete i fianchi, estremizzate con le gambe il bacino, il collo destra e sinistra, lo portate in avanti e indietro, fate alla Totò. Quando avete stimolato le articolazioni, poi potete, se uno va a correre fa 300-400 metri di riscaldamento avanti e indietro, chi va in bicicletta fa con dei rapporti leggeri, va tranquillamente, chi nuota fa un po' di propedeutica, gambe e braccia, e poi può andare a fare la prestazione. Alla fine, io vorrei, faccio sempre un appello agli atleti di tacca di dare l'esempio, bisogna fare lo stretching quando i muscoli per lavorare sono ingrossati e accorciati. E noi andiamo a casa così, poi abbiamo dolori alle gambe, eccetera, eccetera. Onde evitare questo, andiamo lì, sì che è giusto andare a fare un po' di stretching, come faremo adesso, per cercare di riportarli alla loro lunghezza naturale. Tipo, se andiamo a correre alle 7 del mattino, quando ci alziamo sono belli rilassati. Non dobbiamo stretchare assolutamente nulla, abbiamo già dormito tranquillamente. Bene, fatto questa parentesi, che ci tengo a fare... È un po' noiosa, però se riesco a passare che anche solo uno di voi non si infortuna, io ho raggiunto il mio scopo. Benissimo. Allora, smile and have fun. Sorridiamo e andiamo avanti e divertiamoci. Bene, il primo esercizio di stretching cominciamo sempre così.
una mano sopra l'altra, vedete, così tranquillamente, e la portiamo su tutte e due. Allora cerchiamo di arrivare dritti sul sopra la testa. Io all'inizio ero così, poi ho cominciato a stare così 10 secondi, piano piano ho cominciato ad avere la mobilità sulle spalle. Fatto questo, passiamo al secondo esercizio per andare a strecciare i laterali e soprattutto scaricare il trapezio che abbiamo. Per fare questo, con l'altra mano tiriamo così, non troppo, sentite sicuramente che andrà a operare. Non avrete male al collo, sempre meno, perché quando andrete a fare questi esercizi, vedete, la mano dietro, quella che ho piegata, è completamente rilassata. Benissimo. Fatto questo, andiamo a strecciare il quadricipite femorale. Così. Prendiamo in mano il metatarso, ok, così, vedete, e stiamo riallungando questo muscolo che l'abbiamo fatto ben ben lavorare. Ok, andiamo nell'altro, altri 10 secondi anche di questo. Poi andremo a strecciare i glutei, andremo in una posizione dove andremo a rilassare anche i linguini, che a volte ci... E ciao, a domani mister, grande Monica, grande Monica. Ecco, io vi ringrazio. Allora andiamo giù, dopo comincio a fare i ringraziamenti. I palmi delle mani li teniamo questa volta in avanti, così. Andiamo giù sempre in squat, mettiamo un pugno dentro l'altro e con i gomiti andiamo a poggiarci sulle ginocchia. Portiamo il pugno verso il petto finché sentiamo che andiamo in stretch. Volevo ringraziarvi tutti che condividete i video sia su YouTube che su Facebook, praticamente grazie, perché così anche qualcun altro, qualche vostro amico può divertirsi con noi mantenendosi in forma. Bene, questo. Andiamo a fare adesso un altro esercizio per rilassare i muscoli sempre dietro della fascia dorsale e andiamo a inclinare e andare in torsione con il bacino. Prendiamo la gamba destra e andiamo a mettere il tallone sinistro sopra, dunque andiamo in torsione e andiamo ad alleggerire le nostre vertebre lombari, così. Lasciamo fare per 10 secondi, così. 1006, 1007, 1008, 1009 e 10. Adesso lo facciamo dall'altra parte. Pieghiamo il ginocchio sinistro, andiamo in torsione, mettiamo il tallone destro sopra il ginocchio, braccia aperte, cercate il relax, così, bravissimi, 10 secondi, bravissimi, bravissimi. Ok, adesso, prima di passare all'ultimo, il penultimo esercizio, lasciamo fare la gravità, cioè portiamo in alto le mani e sempre le gambe all'altezza, lasciamo andare giù, così. Non piegate le gambe troppo indietro, lasciate fare alla forza di gravità. Cercate di tenerle dritte, dove arrivate non spingete, sentite che comincerà a tirare tutto il treno posteriore, ok? Perfetto, lasciate così, lasciate fare alla gravità, bravissimi. Ok, prima di rialzarvi piegate le ginocchia e vi rialzate. Piccolo trucchetto per evitare vari fastidi alla schiena, a cominciare il colpo della strega: se dovete portare su qualcosa in pesante, adesso vedo molti, ho visto mia mamma che sta preparando i fiori eccetera eccetera, vedo che praticamente uno verrebbe da fare con la schiena, invece non fatelo, perché la schiena non è così pronta a reagire, ma piegate le ginocchia, prendete il peso e sfruttate i quadricipiti femorali. Bene, passiamo all'ultimo esercizio di stretching. Andate bene qui con le caviglie e la tibia messe bene dritte, andate ad allungare al massimo prima le mani e poi tirate la fronte verso le ginocchia. Cercate di arrivare con la fronte verso le ginocchia, io non ce la faccio, però stiamo stirando sempre tutto il treno. Ok, 1006, 1007, 1008, 1009 e 10. Perfetto, bravissimi. Bravissimi, veramente, veramente. Cosa dirvi? Devo sempre ringraziarvi. Siete veramente, veramente bravi. Tutti, tutti. Allora,
La costanza, vedrete, comincia a premiarci tutti. Ciao Elisa, ciao Elisa. Monica, ti ho salutato. Massimo, a domani Massimo. Grandissimo. Allora, anche oggi ci siamo meritati il tè con 3 biscotti, come abbiamo cominciato 49 giorni fa, perché l'abbiamo pensato e l'abbiamo fatto. È importante quello che stiamo facendo. Ciao Barbara, grandissima, ciao. E io dico sempre, misuratevi, perché quello che andiamo a fare non serve che lo dico io, ve lo dico i vostri amici, provatelo sul vostro corpo, vi misurate, misurate le gambe, le braccia, misurate il giro vita, cioè vedete voi, mettetevi dei segni per vedere quanto giù arrivate e vedrete che funziona. Ciao Monica, grandissima, grandissima. E vedrete, Monica, ci hanno cancellato praticamente tutta la stagione, ma ci rifaremo l'anno prossimo. Ciao Katia, a domani, grazie, grazie a voi. Allora, buona serata a tutti, andate sul canale YouTube Iron Alessio, Alessio Breda, trovate lì tutti i video e trovate anche i video sulla nutrizione. Benissimo, vi saluto, ciao a tutti.